Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio proporvi la ricetta di alcuni biscottini per i nostri bimbi, un po' rustici ma sicuramente molto molto sani, molto più sani rispetto a quelli che si trovano normalmente in commercio. Infatti cercavo da tempo dei biscottini che non avessero zuccheri classici, quindi niente zucchero raffinato, bianco, ma nemmeno zucchero di canna, perché tantissimi sostituiscono lo zucchero bianco con lo zucchero di canna e, come sappiamo, nel primo anno di vita andrebbero limitati questo tipo di zucchero. Quindi gli unici che ho trovato sono quelli di alce nero, che però costano uno sproposito, e quindi ho cercato una ricettina per farli in casa. Sicuramente ci sono alcuni accorgimenti rispetto alla ricetta che ho già girato ieri e quindi vi posso dare dei suggerimenti, come ad esempio sostituire il succo di mela all'acqua. Già sapevo che si poteva fare, però in quel momento non avevo mele a disposizione per fare un bel centrifugato e usare il succo al posto dell'acqua, quindi ho usato l'acqua, ma secondo me forse il succo di mela avrebbe dolcificato un po' di più l'impasto. Un altro suggerimento che vi posso dare è quello di farli leggermente più bassi di come li ho fatti io nel video, non troppo perché mi piace questo aspetto un po' rustico che hanno, però comunque li farei leggermente più bassi perché così risultano più friabili, ancora più friabili di così. L'ultimo suggerimento che vi voglio dare è quello di non aggiungere troppa acqua, fate attenzione perché se aggiungete troppa acqua l'impasto farà fatica ad asciugarsi in forno e quindi i biscotti risulteranno un po' gommosi. Per essere bello friabile deve esserci una buona quantità di farina. Se vedete che avete aggiunto troppa acqua, troppo succo, aggiungete un altro pochino di farina. Bene, io credo di avervi detto tutto, spero che questa ricettina vi piaccia e che piaccia ai vostri bimbi. Ad Alexa è piaciuta tantissimo, quindi ora vi lascio al video, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Per iniziare abbiamo bisogno di 100 g di farina 0, 25 g di farina di mais fioretto, mi raccomando questa qui di mais fioretto e non le farine per i bambini perché non viene lo stesso risultato, 2 cucchiaini di malto di riso bio, 25 g di olio di oliva. Io in realtà ho usato l'olio di semi perché l'olio di oliva mi risulta troppo forte come sapore, un cucchiaino di bicarbonato e acqua oppure succo di mela o concentrato di mela al bisogno. Metto tutti gli ingredienti nella stessa ciotola, partendo dagli ingredienti secchi, quindi farina, farina di mais e bicarbonato. Mescolo con la frusta per togliere eventualmente dei grumi che ci sono nelle farine, altrimenti si potrebbe anche setacciare. Ora aggiungiamo l'olio e 2 bei cucchiai di malto di riso. Io uso questo misuratore che così sono un pochino più precisa. Aggiungo un pochettino di acqua, proprio poco alla volta. Come vedete, l'impasto è abbastanza similare a quello di una vera e propria frolla. Non rischio di metterci più acqua, altrimenti il risultato non viene bene, ho visto, se ci si mette troppo liquido. Ora vorrei dare a questo impasto una forma simile a quella dei plasmon, quindi a tutti quei biscotti che si trovano normalmente in commercio. Per questo motivo cerco di sagomare il mio panetto in modo che riesco a tagliarlo verticalmente semplicemente col coltello, quindi senza un coppapasta come si fa di solito per i biscotti. Però comunque, se uno ci vuole dare una forma un po' più carina, perché i bimbi sono più grandi e vogliono fare delle forme un pochino più carine, si possono benissimo usare i coppapasta come si usa normalmente per la pasta frolla normale. Quando sono così, li trasferisco sulla teglia.
scelto di fare questa forma più allungata piuttosto che forme più carine per il semplice fatto che per i bambini piccoli sono più facili da impugnare una volta cotti. Ovviamente gli scarti che ho fatto li rimpasto e ci rifaccio un biscottino. A questo punto, con i biscotti tutti messi nella teglia, lo inforniamo a 180 gradi finché non vediamo che sono cotti. Eccoli qua, dopo 10 minuti di cottura direi che sono pronti, anche doratini al punto giusto, carini carini. Li ho sistemati dall'altro lato perché avevo paura che crescessero un pochino, ma in realtà con il bicarbonato non crescono tanto, forse se si le mette il lievito qualcosina in più. Aspetto che si raffreddino e vi faccio vedere la consistenza spezzandone uno. Allora, questo è un biscotto a cui ho dato un morso, quindi questo è l'aspetto all'interno. Non è dolcissimo, non aspettatevi un plasmon, ecco. Sono dei biscotti quasi grissini. Sicuramente se si usa il succo di mela o il succo di pera, quello che avete, l'importante è che sia un succo concentrato e non una purea. Perché sennò cambia la consistenza. Verranno sicuramente un pochino più dolci, ecco.